Nel rinnovato Masetti Cinema di Fano sono state proiettate nella serata di ieri le prime due puntate pilota dell'attesissimo Commissario Moretta, la prima serie crime girata nelle Marche. Commissario Moretta, commissario, l'abbiamo cercata dappertutto. Cos'è successo? La proiezione è stata fin da subito dedicata alla recente scomparsa di Luca Longarini, ovvero il personaggio principale di questa serie che lo vedeva commissario a Roma per poi essere trasferito al comando di polizia di Fano. Altra protagonista presente alla serata, l'iconica Alfa Romeo Giulia che nella serie accompagna Moretta nelle varie scene del delitto. Una giornata toccante e sentita, l'ha definita così un emozionato Henry Secchiaroli. Luca, gli volevamo un gran bene, quindi nel set era uno di noi, un fratello quasi, quindi ed impersonava benissimo il personaggio del commissario Moretta, tanto che quando abbiamo iniziato gli sbancati abbiamo visto tante cassette, abbiamo visto tante cose e c'era la sua figura che interpretava proprio un ispettore di polizia, quindi da quella volta io mi sono messo nella testa che l'ispettore avrei fatto una serie, l'ispettore lo doveva, come dire, impersonare lui. Brevemente, di che cosa parla questa serie? La storia gira intorno a degli omicidi che chiaramente vogliono far passare per suicidi, quindi l'ispettore Moretta si troverà al bivio quando ci sarà il proprio capo che gli sta sopra e gli dice: guarda, stai andando nella direzione sbagliata, e quindi lui invece si mette in testa che questi sono degli omicidi e quindi porterà avanti questa vicenda in maniera molto decisa. Buongiorno. Se per lei è un buongiorno, con un morto sparato a terra non oso chiedere come siano le sue brutte giornate. La serie, ambientata nel nostro territorio, ha toccato i comuni di Fano, Cartoceto e Fossombrone, mentre il cast è formato da alcuni personaggi nuovi, mentre altri noti nelle pellicole di Ego. Non si è ammazzato. Lo so, signora, però siamo solo in due a pensarlo. A chi chiede come evolverà la storia senza il nostro protagonista, ha detto Secchiaroli, noi rispondiamo, continuate a seguirci e lo vedrete presto. Intanto, per chi non ha potuto vedere questa anteprima, il regista annuncia che le prossime proiezioni saranno il 7 e 8 maggio, prenotando il biglietto sul sito del Masetti Cinema. Chi verrà a vedere la puntata resterà un pochino a bocca asciutta perché è una puntata pilota, poi a settembre riprenderemo le riprese per finire le 6 puntate previste per chiudere poi a gennaio dovremmo mandarla in onda. La serie del commissario Moretta è stata realizzata col contributo del comune di Fano e della regione Marche, quindi è importante che le istituzioni siano vicine. L'intero incasso della serata è stato devoluto per l'acquisto di 3 defibrillatori da installare in alcuni punti del centro città di Fano, come il Pincio, Piazza 20 Settembre e via Cavour. Commissario. Come passo io adesso qui? Me la tolgo?